Ciao, io sono Lisa e sono un'operatrice della cooperativa socioculturale qui in servizio alla Biblioteca Beghi. Qui, dopo il periodo Covid, abbiamo riaperto agli utenti il 18 di maggio. Il servizio di prestito ha ripreso su prenotazione e appuntamento. Una delle conseguenze del Covid è stata che gli accessi digitali sono raddoppiati. Per quanto riguarda invece il prestito tradizionale del libro cartaceo, gli utenti negli ultimi mesi hanno ricominciato a venire in biblioteca, possiamo dire che a questo punto abbiamo raggiunto praticamente i numeri degli anni scorsi, siamo a pieno regime. E l'utente può prenotarsi sia telefonicamente sia attraverso il nostro portale digitale Erasmus. Ciao a tutti, io sono Marta, operatrice della cooperativa socioculturale e addetta alla Biblioteca Beghi. Dopo la riapertura dal lockdown vi è stato un notevole cambiamento del rapporto con l'utenza, innanzitutto con il divieto ad accedere agli scaffali e anche alle sale di lettura, soprattutto per gli studenti che prima del lockdown erano di un numero notevole qui in Beghi. Poi inoltre vi è stata anche la chiusura temporanea dell'emeroteca e anche degli strumenti informatici, quindi anche dei computer. Per quanto riguarda le sale di consultazione, dai 190 posti della Beghi si sono ridotti a 30, ma abbiamo avuto la possibilità di poter comunque utilizzare queste sale dividendo i ragazzi, gli studenti, ma anche gli utenti che volevano solo consultare dei testi, 30 la mattina e 30 il pomeriggio, per un totale quindi di 60 persone che durante la giornata potevano venire a consultare presso la biblioteca i volumi interessati. Inoltre, per tutto il sistema bibliotecario urbano di La Spezia, anche per studiare o consultare dei volumi è necessaria la prenotazione ed è obbligatoria potersi prenotare il giorno prima per il giorno dopo e così via. Ciao, sono Tiziano, operatore della cooperativa socioculturale presso la Biblioteca Beghi e per quanto riguarda gli altri servizi che abbiamo riattivato dopo l'emergenza, di notevole interesse è il prestito interbibliotecario che ha avuto un grande incremento. Infatti, come potete notare, siamo ormai immersi di libri da rispedire alle rispettive biblioteche e abbiamo anche avuto la possibilità di rinnovare alcuni dei nostri laboratori che avevamo preventivato durante il periodo invernale, soprattutto laboratori che svolgiamo all'aperto con i bambini. Infine, una cosa di notevole importanza è il fatto che gli orari sono rimasti per lo più invariati, quindi noi siamo aperti dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 19, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato abbiamo l'orario ridotto dalle 8 fino alle 12.